sulla banchina di una stazione. Fu per questo che lo chiamarono con un nome così curioso per un orso. Eddington era infatti il nome della stazione. Fu il signor Brown a vederlo per primo, un batuffolino peloso seduto su un vecchio valigione a fianco all'ufficio oggetti smarriti. L'orso aveva in testa un buffo cappello e sul lato della valigia, lettere pubblicate bianche, era scritto "Offrisi per viaggio". Un cartello che gli pendeva al collo diceva, con disarmante semplicità: "Per favore, prendetevi cura di questo orso. Grazie".
così, disse l'orso. Lei poi è dovuta andare a Lima in una casa di riposo per orsi, così sono espatriato. Ho fatto un lungo viaggio per mare su una grande nave. Da clandestino mi ero nascosto dentro una sciocca e mangiavo barattoli di marmellata tutto sul piano. Gli orsi vanno pazzi per la marmellata. E adesso cosa pensi di fare? Chiese la signora Brown. L'orso si guarda intorno. Facciamo presto.
Mr. Paddington. Gli orsi hanno una passione per le avventure. E durante la traversata la nave ha fatto scalo in una quantità di posti. Ai Caraibi siamo capitati in pieno carnevale.